Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale LOL Milanisti Official. Sì, anche oggi ho cambiato. Anche oggi avevo smontato la telecamera perché sto facendo degli altri spot come quello che avete visto. Che avete visto ieri. Tra l'altro, ragazzi, vi ringrazio per tutte le persone che hanno capito il perché ieri è uscito il video alle 8. Per chi non l'avesse ancora fatto, ragazzi, si vada a cercare il video che è uscito ieri sera alle ore 20. Vada lì, basta lasciare un like e sotto un commento, non vi costa assolutamente niente e insomma aiutate il vostro amico Lollo. Allora, oggi sono delle cose molto interessanti di cui parlare, ma prima, come sempre, veniamo a quelli che sono i due memini di giornata. Allora, il primo memino, me li sono segnati ragazzi perché adesso di solito sono lì dietro che posso vederli, perché sui Mac lì dietro, e invece oggi non posso vederli, quindi devo per forza leggerli dall'iPhone. Allora, il primo meme che voglio far vedere è questo. 1, 2, 3. Questo è Maurizio Costanzo, che come sapete è entrato a far parte della Roma. Maurizio Costanzo ordina un frappè e alla fine è successo veramente. La Roma va a comprare Mbappé, quindi l'anno prossimo uno degli attaccanti della Roma che avrà a disposizione Mourinho sarà Mbappé. L'altro invece che vi voglio far vedere è questo meme. Ero indeciso se metterlo o non metterlo, perché sapete che voglio... Però vabbè, ve lo metto lo stesso perché mi fa ridere. 1, 2, 3. Quando sei bello, Mancini, quando sei bello tranquillo nel tuo ufficio, ma all'improvviso entra quello là dicendoti di che vuole 12 milioni per giocare, continuare a giocare con l'Italia. Allora ragazzi, questi erano i due memini. Prima di andare avanti... volevo un attimo farvi un discorso, poi andiamo in sigla. Allora, c'è una cosa che mi ha fatto pensare negli ultimi 2 o 3 giorni e deriva dal fatto che tanti di voi, tanti ragazzi, sotto i miei video, non tanti, neanche sotto nella pagina Facebook i Milanisti, lì non tanti, però mi è capitato di leggere in giro per i social tante persone, tanti tifosi del Milan che già stanno tirando le somme, su quello che è il calciomercato del Milan. Ragazzi, io ve l'ho già detto l'altro giorno, ma ve lo ripeto. Il calciomercato del Milan ancora non è iniziato. Il calciomercato in Italia ancora non è iniziato. Quindi, prima di tirare qualsiasi tipo di giudizio verso quella che è la società, verso quella che è la campagna acquisti del Milan, aspettate. Perché? E ve ne parlo appena dopo la sigla. Tra l'altro, prima di girare questo video, ho visto Carlo Pellegatti che mi ha spoilerato il discorso. Quindi vabbè, me l'ero preparato tutto. Alla fine Carlo, si vede che abbiamo sentito la stessa cosa. E quindi diciamo più o meno la stessa cosa. Però mi va di riportarla a mie parole, ok? Perché ovviamente voi non siete gli stessi che seguite Carlo. E quindi io e Carlo diciamo ovviamente le cose essendo due persone diverse. In modi diversi Carlo Pellegatti, evidentemente, mi riferisco. Quindi ragazzi, prima di tirare qualsiasi tipo di somma riguardo a quello che è il calciomercato del Milan, aspettiamo almeno l'inizio del calciomercato. Poi quando è iniziato il calciomercato, o addirittura quando sarà finito il calciomercato, tireremo delle conclusioni in merito. Bene ragazzi, vi devo spiegare, dopo la sigla vi spiego come sta lavorando il Milan, quali sono i principi fondamentali che sta tenendo il Milan verso tutti i giocatori che verranno a far parte della rosa della AC Milan l'anno prossimo. Prima di andare avanti ragazzi, vi chiedo la cortesia di lasciare oggi sono 3 cose che dovete fare ragazzi, in su questo video. Dovete andare nel video di ieri sera, il video è dello sponsor, quindi il video sul mio canale dello sponsor lo trovate ieri sera, uscito alle 20, andare lì, mettere like e scrivere un commento. E il terzo, ovviamente, se non l'avete ancora fatto, è iscrivervi a questo canale. Adesso sigla e poi iniziamo a parlare di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Oh, il comportamento di Paolo del Milan e di Massara mi trova assolutamente concorde. Allora, cerco di spiegarvela nel modo corretto. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che Paolo Maldini, Massara e la società sta cercando giocatori da far entrare nella rosa del Milan. Ma gli altri anni, negli anni passati, quando il Milan cercava dei giocatori,
li cercava con determinate caratteristiche e poi andava a trattarli. Anche se il giocatore non era convinto negli anni passati di venire al Milan, il Milan comunque continuava a trattare con il giocatore, ok? Cercava di convincerlo. Bene, questa cosa quest'anno non esiste più. Il Milan che cosa ha deciso di fare? Io sono il Milan. Se l'anno scorso magari tu potevi decidere, potevi avere in modo legittimo qualche dubbio di non venire al Milan perché il Milan non era in Champions League, quest'anno questa cosa non esiste più. Ti cerca l'AC Milan, ti dà uno stipendio da AC Milan, vieni qua a giocare alla Champions League con l'AC Milan, quindi se vuoi venire, bene, se vuoi rimanere, bene. Se non vuoi rimanere o non vuoi venire al Milan, qual è la porta? Pesciate in dal chi, si dice in dialetto milanese, pedate nel sedere e tanto di cappello e ciao, ok? Quindi mi trovo completamente concorde con quella che è la nuova linea dettata dalla società, da Paolo Maldini e da Massara. Noi ti cerchiamo, questo vale anche per Çalhanoğlu, vale anche per tutti gli altri ragazzi, posso farvi l'esempio come ha fatto Pellegatti l'esempio di Adli, la penso nello stesso identico modo. Adli, il Milan ti cerca, Adli, se ti dà lo stipendio che vuoi, ti fa venire in Italia a giocare nel Milan e e poi in più ti fa giocare anche in Champions League. Quindi, se tu sei convinto al 100% di quello che è il progetto Milan, bene. Se non sei convinto di questa cosa, puoi anche salutare, il Milan ti lascia e ti lascia andare dove vuoi, in qualsiasi altra squadra in giro per il pianeta. Concordo al 100% questo discorso. Bene ragazzi, allora adesso veniamo a leggere quelli che sono, scusate se guardo il telefono ma come vi dicevo prima non, di solito sono lì che leggo dietro, invece oggi non posso farlo, mi si è spento anche lo schermo regia là sopra, fa niente ragazzi, non c'è nessun problema. Allora la prima notizia di mercato che vi volevo leggere è questa qua e riguarda il rinnovo di Calabria, incontro in settimana. Come riportato da Sky pochi minuti fa, in settimana è previsto un nuovo incontro tra il Milan e Calabria per il rinnovo. Perché mi sono segnato di dirvi questa cosa ragazzi? Perché ovviamente Davide è un giocatore che fino a 18 mesi fa probabilmente vi ricorderete che quando parlavamo di i vecchi si ricorderanno che quando parlavamo di secondo te Lollo chi può essere il giocatore tra Calabria e Conti che va via, io continuavo a dirvi ragazzi per me se c'è uno che deve andare via a parità di giocatore va via Calabria, perché comunque è un giocatore che è venuto da noi a zero, quindi tutti i soldi che tu prendi sono tutti plusvalenza netta. Ecco, diciamo che negli ultimi 16 mesi, 18 mesi è cambiato completamente il mondo. Ora Calabria vale 150 conti e quindi il giocatore assolutamente non me lo vedrei, non me lo venderei. Ma a proposito invece di partenti, altra cosa che mi sono segnato: Caldara, Pobega e Conti, le possibili destinazioni. Come riportato dalla maggior parte dei quotidiani in edicola, Caldara, Pobega e Conti interessano rispettivamente a Caldara al Verona. Ragazzi, il problema di Caldara è semplice, è che noi oggi Caldara l'abbiamo a bilancio ad una cifra abnorme, assurda. Quindi liberarci oggi di Caldara sarebbe come alzare l'ottava Champions League, perché tutti... cioè, questa è un po' una cosa da Lollo, i milanisti commercialisti official. Nel momento in cui tu ti liberi di un peso, di ingaggio, ma soprattutto di rata per il cartellino, ragazzi, tu potresti andare a permetterti chissà che cosa come con quei soldi che vai a risparmiare da Caldara. Anche perché di fatto Caldara praticamente non lo stiamo neanche usando. Quindi Caldara destinazione Verona. Poi abbiamo Pobega che è destinazione Udinese. Quando ho letto questa cosa... Non so voi, ma io quando ho letto Pobega Udinese ho detto vuoi vedere, lo posso dire che siamo arrivati a 9 minuti di video, vuoi vedere che il buon Paolino ci sta combinando il trick e track? Vuoi vedere che Paolino, bomba a mano, trick e track, ci sta combinando una bella genialata delle sue? Milan, De Paul, Pobega, Udinese, qui lo dico e qui lo nego, non lo so, magari è semplicemente una roba che mi è entrata a me nel cervello, però non lo so raga, non lo so, mi ha fatto pensare. L'ultimo invece è Conti, che invece interessa al Genoa, ma onestamente ragazzi Conti ha fatto talmente poco al Milan che perderlo o non perderlo avremo solo un vantaggio a livello economico. Ultima cosa che vi voglio leggere, ovviamente non può passare giorno senza parlare di Belotti.
Ma Lollo, ma io Belotti non lo voglio. Ma Lollo, ma io... Resto già che c'è lì il solito che mi scrive sotto: Lollo, Belotti fa schifo, Belotti non lo voglio, io voglio Haaland. Anche raga, anch'io voglio Haaland e Mbappé come la Roma. Però purtroppo non si può andare a prenderlo. Il Milan ha ottime notizie per quanto riguarda Dzeko e Giroud, ma ne abbiamo già parlato. Altri nomi sono quelli di Belotti, che però è valutato 25 milioni di euro. 25, 20, 15 inizia ad essere una cifra abbordabile per il nostro AC Milan, e potrebbe essere un'operazione molto 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 intelligente. Bene ragazzi, io e lo sfondo che non vedete mai e lo schermo che si è spento mentre registravo questo video, vi salutiamo, vi ringraziamo e niente, vi chiediamo come sempre, vi ricordo ragazzi, non costa niente, andate nel video che è uscito ieri sera a mettere like, a fare un commentino, ma anche soltanto mettere dei cuoricini, mi fate un piacere ragazzi, tanto a voi non costa assolutamente niente. Quando avete finito questo video, andate nel video di ieri sera, mettete like e mettete il cuoricino lo vedete, c'è scritto iSense e la marca della TV a cui ho fatto il video di unboxing ieri. Non vi costa assolutamente nulla, almeno insomma mi aiutate, no? Mi aiutate, almeno mandiamo avanti qua l'ambaradan, vedete cosa costa avere un canale YouTube fatto bene, perché sennò vi giro i video con il telefonino come fanno tutti, però qualitativamente fanno schifo, però gli costa zero. A me ho scelto di fare una roba diversa qua su YouTube e come vedete qua dietro mi costa veramente un fottio andare a comprare la roba, quindi a voi non costa assolutamente niente invece andare lì e mettere il like e il cuoricino. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, forza Milan, e vado via il Clinter, ciao!